Assessore Rossi, parliamo del suo incontro con diverse categorie di giovani rappresentanti, le diverse categorie produttive, dalla Confartigianato alla Confagricoltura e anche alle imprese in pratica giovanili. Lei ha detto che è la dimostrazione dell'intreccio tra mondo giovanile e lavoro. Cosa è emerso, soprattutto le criticità che sono state messe in rilievo da questi giovani? Guarda, è stato un incontro molto interessante. Da quello che mi è venuto, insomma, l'aggettivo, se devo dire, che mi viene dopo questo incontro, mi viene da dire, è proprio entusiasmo, l'entusiasmo che hanno questi giovani. E chiedono alle istituzioni, in questo caso mi hanno chiesto a me in regione, di portare le loro istanze. Loro chiedono semplificazione nell'iter burocratico per partire sia come aziende, poi chiedono anche la possibilità della formazione, quindi già dalle scuole superiori o all'università, in modo di avviare già il giovane all'impresa, insomma, al lavoro. Chiedono anche la possibilità di accedere a crediti e una defiscalizzazione delle giovani imprese. Devo dire che la Regione Lombardia ha il tema del lavoro come priorità, già è stato fatto tantissimo sia sul punto del credito, insomma, anche come interventi, sono stati investiti più di 60 milioni per le aziende, abbiamo messo a disposizione 1 miliardo per il credito e il mio stesso assessorato ha messo a disposizione, ha fatto un bando di 1 milione insieme a Union Camere, di 2 milioni, quindi, perché 1 milione noi, 1 milione Union Camere, per le start-up. Faremo degli incubatori l'impresa, insomma, è veramente il tema del lavoro e dei giovani è molto importante. Senta, parliamo di sport nel vero senso della parola, in particolar modo dell'impianto di Schidom a Selvino. C'è stato un incontro, che punto sono i lavori? Sì, guarda, col presidente siamo andati proprio a Selvino a vedere l'area dove nascerà questo Schidom, insieme all'assessore Terzi dell'Ambiente e alla Ramagone, diciamo, che è stata promotrice di questa iniziativa. Era un progetto che fa parte di un accordo di programma e si era un po' fermato, diciamo, per l'iter burocratico. Questo è un bellissimo progetto che porta a far sciare tutto l'anno diverse categorie, insomma, dai normodotati diversamente abili. Si può andare a scuola e alle 5 del pomeriggio andare a sciare, questo durante tutto l'anno, insomma. Quindi è veramente un impianto unico, penso in Europa, ma anche al mondo. Poi veramente impatto zero. Credo che sia un'idea eccellente e fantastica. È una gara, questa dello Schidom, che bisogna vincere in due manche, nel senso, la prima manche è proprio a livello burocratico, tutto l'iter da seguire, perché bisogna avere tanti permessi, e questa forse era la manche più difficile. Il nostro impegno è appunto quello di fare un cronoprogramma, da qui a maggio del 2014 dovrebbero risolversi tutti i permessi, dopodiché si può incominciare a costruire. Sarebbe stato bello averlo già per l'Expo, così da presentare ai tanti visitatori che verranno per Expo. Probabilmente, ovviamente, non sarà pronto, ma ci sarà un modello, insomma, da presentare anche a Expo.